Una manifestazione promossa a livello nazionale dal Club dei Borghi più belli d'Italia per festeggiare il sopraggiunto solstizio d'estate e, perché no, l'amore in tutte le sue forme. Dopo il successo delle precedenti edizioni, questa domenica 27 giugno, l'over è riabbracciolare la notte romantica con luci, musica, flash mob, piatti ad hoc e visite guidate. Esatto, torna la notte romantica, l'evento promosso dal Club dei Borghi più belli d'Italia. Sarà domenica 27, non sabato 26, come già annunciato in precedenza, perché accogliendo un po' la proposta del club, lasciamo il sabato dedicato al mondo dello sport e quindi alla nostra nazionale di calcio. Sarà una notte che vogliamo veicolare come un momento di ripartenza lento, tranquillo, soft, diciamo, quindi sarà in versione ridotta, proprio per avere comunque rispetto della situazione ancora molto delicata. Diciamo che il tutto inizierà verso le 19 con i menù romantici proposti dai ristoranti locali. Ci sarà una DJ nella piazza 13 Martiri che proporrà delle musiche romantiche con la possibilità anche di fare delle dediche. Il momento clou sarà dopo le 21:30 con l'accensione della nostra splendida illuminazione artistico-scenografica su oltre 10.000 metri quadri di edifici loveresi. Si riaccenderà la magia del Borgo della Luce. Sarà solo una prova tecnica e sarà quindi riservata solo alle persone che saranno presenti durante questa serata, perché poi si spegnerà per poi riaccendersi il 10 di luglio ufficialmente. Questa magia di questa illuminazione avvolgerà due spettacoli, delle performance di flash mob, in particolare della danza artistica azzurra e del silence teatro, sia in piazza 13 Martiri che nel Borgo Antico. E ci sarà la possibilità di effettuare delle visite guidate nel Borgo Antico e di visitare i nostri meravigliosi luoghi di interesse che, resi ancora più suggestivi dalla serata, saranno aperti, quindi la Torre Civica, la Basilica di Santa Maria e la nostra meravigliosa Accademia Tadini. Da non dimenticare la Shopping Night a cui parteciperanno i negozi Asarco aderenti all'iniziativa.